D'accordo, proseguiamo la nostra discesa nell'inferno. Sulla corda R1 per uscire prende velocità, d'accordo. Quindi il nostro obiettivo adesso, facile facile, dobbiamo arrivare là sopra. Però aspetta, aspetta, fermo. Perché qua, esatto, ci sono due scale e qua si sale. Tra l'altro non dimenticarti nulla, Danti, si lascia la corda con la X, grazie. Qua di sicuro abbiamo una moneta, vediamo. Perfetto, quindi siamo già a 6 monete, giusto? 6 monete, esatto. E dobbiamo raggiungere questa scala qua sopra. Ma credo di non essere abbastanza in alto qui. Dobbiamo salire ancora un po', Dante. Dipende tutto da quanta velocità prendi, cavolo. Ah, cavolo, non siamo arrivati. Devo rifarlo per forza. R1, oh, ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, e quindi qua abbiamo una reliquia. Vediamo che cosa sei. Sei il libro di Francesca. Libro di Francesca in pietà 3. Richiesto equipaggiare per ogni 50 uccisioni con la falce. Dante guadagnerà punti esperienza in pietà aggiuntivi. Ok, diciamo che è un modo extra per farti qualche punto in più dell'impietà. Ma quando sei già a livello 3, diciamo che forse sei già a buon punto. Questo e questo messi assieme, a livello 3 ovviamente, ti fanno guadagnare un bel po' di impietà. Al momento siamo al 2. Ok, è stato un buon guadagno questo. Scendiamo. Ecco fatto, aggrappati che vorrei non doverlo rifare questo saltino, visto che è in una posizione un filo fastidiosa. No, Dante, non hai preso abbastanza velocità. Ed eccoci dall'altra parte. Perfetto. Ora dobbiamo distruggere le catene dell'Olimpo mentre stai oscillando. Non mi ricordo se cambia qualcosa. No, non cambia assolutamente niente. Perfetto. Chain of Olympus distrutte. E tra l'altro, mi ricordavo bene, in questo segmento, quando distruggi le catene, si sente una risata. Mi chiedo, Dante, avremmo fatto la cosa giusta? Credo che a Dante in questo momento cosa è giusto e cosa è sbagliato freghi relativamente poco. Ok. Oh, scendi, scendi un po', scendi un po'. Ah, palle. Ok, andato. È andato. No, 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 no. L'ho lasciato troppo presto. Perfetto, eccoci qua. Aspetta, prima di scendere del tutto, fammi vedere se c'è qualcosa sopra, che non si sa mai. C'è qualcosa? No, perfetto. Condusse noi ad una morte. Chissà chi è codesta persona. Riccardo vuole farci sorvegliare 3.000 prigionieri? Questo è il volere del re? Egli intende negoziare lo scambio dei prigionieri per la restituzione della vera croce. Negoziare? Con gli eretici? Potrei consolarti. Lascia andare mio fratello. Ho una donna a Firenze. Dante, no! Fatti consolare. Ma guarda. Il nono cerchio attende chi a vita ci spense. Chi sei tu? Francesca da Polenta. Si innamorò di Paolo, il fratello minore del suo vecchio e deforme marito. Quest'ultimo uccise i due amanti quando scoprì il loro adulterio. Creatura vivente. Allora. Sì, graziosa e benigna. Ha fatto adulterio, è vero. Però si è solo innamorata. E poi non so la storia del perché ha sposato il vecchio e deforme marito. Quindi. Da cuore, come dicevo, per amore io perdono. Io capisco la posizione della Chiesa sul tradimento. Quando ti sposi, però oh, si dice anche che al cor non si comanda, no? Almeno, io la vedo così. 26, non molto, ma va meglio di nulla. Grazie. Redenzione. Tra l'altro, c'è una cosa che non ho mai provato a fare.
Piccola anima, la lussuria. Una cosa che non ho mai provato a fare, non so se qualcuno l'ha mai fatto, fare una run tutti assolti e fare una run tutti condannati. Non so se cambi qualcosa. Certo, ovviamente guadagni punti solo da una parte piuttosto che dall'altra, ovvio. Chissà cosa succederà qui. C'è qualcosa da questa parte? Non ho mai controllato. E che succede in codesto buco? Una torre apparsa, E solo adesso mi rendo conto della forma di questa torre. Non ci ho mai fatto caso. Stai cercando qualcuno? Dimmi, orrida bestia, dove si trova l'amata? Ho dovuto rivederlo... Oddio mio, che male. L'ho dovuto rivedere adesso per capire la forma di quella torre. Certo, ci potevo arrivare fin da subito, è vero. Ma non ci avevo mai fatto caso, attenzione. Aia. Devo fare qualcosa con queste torri? Non mi sembra. Allora, mi ricordo... Aia, che devo rimandarli indietro. Questo me lo ricordo. Esatto, però c'era qualcuno con cui parlare prima. Allora, aspetta, prima di fare qualsiasi cosa. Virgilio. Di lussuria sferza in questi dannati. Speranza alcuna di minor dolore o di riposo mai li conforta. Ci credo anche io. Che torre del cazzo. Chi è questa gente? In tal modo frustata dal... I lussuriosi. A codesto tormento son dannati li peccator carnali. Colore in cui disio sconfisse ogni ragione. Altro? No, peccato. Avrei anche un po' sperato, sai, in un altro oggetto, ma va bene. Di qua c'è qualcosa? No. Di qua invece so che abbiamo un oggetto. Esatto. No, scendi, Dante. Dante? Lascia questo luogo! Potrei farmi ogni piacere! Beh, ha ragione la signora, Moneta? Moneta. Di qua invece che cosa abbiamo? Fammi godere. Fammi godere, dai, toccami. Ok, abbia... E io mi ricordavo questo, non la moneta, onesto. Che cos'hai per me, orrida bestia? La furia di Filippo. Empietà 5, richiesto per equipaggiare Dante. Ora può bloccare tutti gli attacchi dei diavoli. Dante contrattacca automaticamente, aumenta il danno del contrattacco. Allora, non è male. Sicuramente quando arrivi a Empietà 5 sei molto in là col gioco. Ma a quel punto non devi neanche sforzarti per avere questa roba qui. Nel senso, non devi neanche pensare quando è la parata nel momento giusto. Tipo il Perritan alla Dark Soul. Lo fai in automatico. E soprattutto, pam, contrattacchi con quadrato o triangolo. Oppure il cerchio in questo caso. Non è male. Ovviamente devi pensare alla build in cui usarlo nel modo giusto. Ok, non mi sembra ci sia altro da prendere. Attenzione. Piccolo nucleo energetico. Mi sembra che abbiamo preso tutto. Giusto? Sì, per forza. Allora, aspettiamo la palla. Forza, sfera di lussuria. Girala e rimandala indietro. Corri, Dante, corri! Corri prima che si chiuda il passaggio. Muoviti! Vai! Eccoci qua! Oddio! Una donna nuda! Con un cazzo gigante! Ah, Gesù! Se non mi censura YouTube, siamo fortunati! Che tra l'altro, esatto, ste stronze qua io me le ricordo. Io ste stronze qua me le ricordo perché hanno un range d'attacco di merda. Ste bastarde hanno una velocità di un fastidio veramente. Ma porca. Letteralmente, porca questa. Ma levati. Forse
adesso effettivamente... Ah, cazzo. Pensavo di aver trovato un piccolo sgamo alla loro strategia. Però forse riesco a evitarmelo qualche colpo ogni tanto, sai? Ecco qua. Niente, ogni tanto me lo devo prendere, purtroppo. Ogni tanto il colpo ce lo prendiamo per forza. Ecco qua, grazie. Chissà di che forma è questa cosa. Apriamo la bocca dello serpente. E devo andargli a rompere le fauci. Tra l'altro, esatto. Vediamo. No. Ok. Dovremmo essere già a posto. Prendila. E infatti ora è molto più semplice e rimarrà anche aperta. Ecco fatto, grazie. Dunque, qua abbiamo una pozza viola e da quella parte una pozza arancione. Ci arrivo con i salti? Sì, ma dall'altra parte. Virgilio, oh santo, santo saggio, dimmi. Oh. Chissà chi è codella persona. Dante. Aspetta. Tra l'altro quel vestito è orribile. Mi spiace dirlo, ma è proprio brutto, Lucifero. Hai scelto un vestito proprio de merda per la tua nuova consorte. Dunque, dimmi, Virgilio. Fu giudicata a questo cerchio Semiramide, regina dell'Assiria, imperatrice dalle molte lingue. La passione dominò ella e il suo regno. Chiamata anche Cleopatra? Ahimè, quale grande desiderio l'ha condotta al doloroso passo. Il desiderio di Tristano. Tra l'altro, credo sia buono questo, sai? Inferti dagli incantesimi, ok. Fossi presa dalla scivia che fece lecita a legge quella stessa lussuria per cui quest'ombre sono punite, e levar quindi il biasimo contro di lei. Ok. Sostanzialmente ha reso legali le zozzerie e quindi giustamente nessuno poteva dirle nulla. Ho governato un impero meglio di un uomo. Ci credo. Prendiamoci un po' di mana, che siamo sempre a corto. Dunque, da questa parte salviamo, perfetto. E cosa fa questo? Apre la porta. Apre il vento, perfetto. Dobbiamo quindi raggiungere quello e dobbiamo raggiungere questi. Ok, così dovrebbe bastare. Andiamo ad azionare qui. Perfetto, qua rimane alzato, ma non abbastanza per passare, ma abbastanza da lasciarci andare dall'altra parte. Moneta? Vediamo. Moneta, perfetto. Vorrei cercare di prenderne il più possibile, ovviamente. Mentre di qua, qualche animulla in più. Vediamo. A parte che fine ha fatto? Boh, vabbè. Ed eccoci qua. Avanziamo, Dante. E tra l'altro la statua ora scompare. Ma non li raggiungerai mai in tempo. Ah, certo, certo. Guarda. Me lo dicono spesso che fallirò tutto quello che faccio nella vita, ma questo non mi ha mai fatto demordere. Anzi, sai che ti dico? Cambiamo un attimo questo con non mi posso bloccare gli attacchi, che così anche che mi colpisca. Ah no. Non era quello che ci serviva. Ok, niente. E allora torniamo ad aumentare questo, che non si sa mai. Ma che palle. Di qua, ah. È apparso un diavolo. Perfetto. Sì, sì, sì. Disse la donna che si scopò tutti. Vieni qua tu. Sai che, non ironicamente,
È più facile uccidere il diavolo, quello lì, che sta stronza che si muove veloce. Ecco qua. Vieni qui tu. Vieni, 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 che ti devo condannare. Ecco fatto, addio. E dammi un po' di vita, grazie. Piano di sopra. Oh no, mi ha tirato un cazzotto la stronza. Mi spiace. Dovevi mirare un po' meglio. Ha riso la Homer, per caso? Ho sentito un dei. Ti pareva? Ah vabbè, ma questi sono quelli normali. Lei no. Lei, ti giuro che mi sta troppo sulle palle. Lei è l'unico motivo per cui spammare veramente gli incantesimi. Perché con gli altri metodi, se no, comunque riuscirà a farti la schivata del cavolo. E ti fa... Grazie di avermi spostato. Ma levati. Ci mancano solo questi qua. Ci mancano solo quelli normali di nemici che mi fanno fuori. Morta? Morta. Madonna mia, sta qua quanto è fastidiosa. Oh no! Adesso tira fuori Minion, la stronzona. Mamma, tirati giù per favore. Andate piccoli, andate. Dunque, fammi solo rivedere. Lì c'è la vita, lì c'è il mana. Muori. Perfetto. Venite, venite. Venite che andiamo a trovare la mamma. Come si faceva, come si faceva? Levati. Allora, mi ricordo che gliela devo togliere la mano. Ma mi ricordo anche che devo, esatto, salire fin qua sopra. Perché non mi fai andare, gioco? Non mi ricordo perché non mi fa salire fin là sopra. Ho capito. Ah, perché dovevo farlo più di una volta. Ecco perché sono stato scemo io. Sta cosa qua me la ricordavo, ma non mi ricordavo. Ma levati. Che ci volesse tanto. Ok. Ah, cavolo. Oh, Gesù. Dobbiamo andare anche dall'altra parte. Dobbiamo levarci i pupi di torno. Guarda se adesso non muoio per sto nanetto. Sì, 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 gioco, per favore, non è il momento. Dante, anche tu però, eh. Eccoci qua. Allora. Non hai resistito a quella schiava, eh? Sì, sì, sì. Hai proprio ragione, sono proprio uno stozzone. Vai, corri. Ma porca. È il numero che fa la forza di sti cosini. È il numero che fa la forza, ovviamente. Ok, ora siete tutti sotto il mio comando qui. Corri, Dante, fregatene della stronza. Perfetto. E beccati il fuoco. Fiammata sulla testa. Lo so, c'hai ragione. Sono proprio stronzo. Mamma mia. Oh, ma veramente, di tutti i nemici fastidiosi che ci sono,
Quello lì è il peggiore. Quello lì è veramente il peggiore di tutti. Stai buona. Beccatelo. Beccatelo anche questo. Ok. Beccati questo, stronza. Voi siete fastidiosi. Veramente tanto fastidiosi. Non fate troppo danno, ma ste palle di fuoco ve le dovete buttar culo. Dai. Forza, forza, provaci. Dai, avvicinati. Anche tu. Forza, vieni, vieni, vieni. Beccati questo. No, e che puttana che sei. Ok, andata. R1. Non ancora. Punto di tranquillità qui. Dove dobbiamo andare? A destra o a sinistra? Credo da entrambi i lati. Moneta? No, niente moneta. Potenziata questa, perfetto. Ok, qui abbiamo vita e mana. Ok, da queste parti dobbiamo fare attenzione. Quindi prima andiamo dall'altro lato e poi scendiamo da questa parte. Cosa nascondi? Un'anima pia, eh? Pia mia tanto. Dunque, è un lussurioso. Paolo Malatesta commise adulterio con Francesca, la moglie di suo fratello. Langue anch'egli eternamente per la sua amata, avviluppato dai tumultuosi venti della lussuria. Era il nostro destino. Beh, non ha detto che si è innamorato, ha fatto solo sesso. Quindi, condanniamolo. Lo so, no, no, mi spiace. No, 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 no. Non si fa, gli adulteri sono proprio cattivi, mi spiace. Anche perché ci manca poco per salire di empietà. Diciamo che tu sei stato un piccolo passo verso l'avanzamento. Il prossimo molto probabilmente lo salviamo. Anche perché con il quarto livello di empietà otteniamo già una reliquia. Quindi è tanto meglio aumentare prima l'empietà. Anche se anche Divina Grazia, tanta roba. Quindi Divina Grazia da questa parte. E poi probabilmente ci concentreremo tutto sulla santità per arrivare prima al quinto livello. Poi tutto. Io vado anche un po' a scelta, come vi dicevo. Magari all'inizio vado veramente a scelta e decido io chi salvare e chi condannare. Proprio per gusto personale, che male. Ma poi arrivati a un certo punto dovrò decidere più in base all'utilità piuttosto che alla singola scelta. Vai. Perfetto, vai. Ok, aspetta, aspetta. Ce n'è ancora una? Ancora una scossa? No, perfetto. Vai allora. Salta. Dante? Non si salta di qua? No, perfetto. Aia. Questo vuol dire che come scendo da quella parte io? Allora, qui abbiamo una moneta. Di sicuro. Palese. Grazie. Quindi salviamo. Come scendo qua sotto io? Credo saltando, sai? Chi sei tu, o donna? Damo, figlio. Tua madre governò un impero. Semiramide, la leggendaria regina Assira fu così votata all'ussura che resse legali i sensuali vizi di cui spesso l'accusarono. Ora soffre per le sue passioni. Insomma, è stata una zozzona. Ok, mi spiace. Ti devo uccidere. Aveva voglia la signora e ha reso legale avere voglia. È una cosa non troppo condannabile, però, ehi. Silvio per queste cose ce l'hanno condannato. Sono fatti che devono rimanere nel passato questi. Scendi giù, Dante. Dante, scendi. Dante, scendi. Aia. Ok, tu che hai per me? La freccia di Parigi. Empietà 1 per equipaggiare aumenta i danni inferti con l'attacco compresa. Oddio. Non è che ci sia molta gente che ti faccia la presa, eh. Aspetta, pazzo! Aspetta che finisce l'elettricità. Dunque, eccomi qui, Beatrice, con un tocco di vita. Credo che questa sia prerenderizzata e Lucifero dovremmo vederlo. Devo, a causa tua,
Non farei mai nulla per causarlo. Già. Ma tu hai causato tutto questo. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Guarda negli occhi la tua amata Dante. Guarda. Dante, guarda. Come hai potuto, stronzo? Esatto. Beatrice, cosa ho fatto? Non avevamo un accordo. Non sono un bruto. Guardie, lasciate costei e suo fratello. Che non vorrei dire una cazza. Ecco, Lucifero purtroppo distrugge tutto. Lucifero purtroppo è nero pece. Beatrice, no. Non ho scelta. Mettiamola in vista come se fosse canonica la cosa. Ha oscurato tutto coi suoi poteri. Ah, Gesù. Così la ragazza ti ha... Non si vede! Gli errori sono miei! Lei non merita questo! Devo risistemare le cose! Lascia quella cagna, Dante! Quando questo losco affare sarà compiuto e la strada di casa riaperta per Lucifero, la sua parte in questa commedia sembrerà così piccola! Non capisco! Certo che non capisci! Hai appena consegnato le chiavi del regno. E per cosa? Il petto di una schiava? Maledetta! Per le zizze! Ormai. E ora diamo a Lucifero il tempo necessario. Bleh. Mia signora, lascialo a me. Come desideri, Antonio. Che tra l'altro lui è strafigo. Oh, schiva. Ma che palle. Colpisci dall'alto, Dante. Scappa, scappa. Ma che puttana. Sì, 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 pensaci. Beh, adesso ti spacco le manine. Cretina del cazzo, altro che. Dai, provaci. Puzzone bastardo. Dai. Dai, avvicinati. Cretino. Fatto d'oro. Dai, dai, avvicinati. Oh, 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 altre tempeste in arrivo. No, ah, che stronzo. La tua impotenza è ridicola. Ah, certo, certo. Schivata magistrale da parte di Dante. Ho sbagliato io qua. Di affrontare il vero uomo. Quindi ora lo ripotenzi? Ma che bastardo. Arrivo, arrivo, arrivo. Niente magie. Strega maledetta. Questa magia del cacchio, Antonio, mi stai proprio rovinando la giornata, sappilo. Mi stai proprio rovinando la giornata, maledetto stronzone. E che palle. E purtroppo mi sa che mi tocca qua. Qua ci toccherà rifarla la battaglia, mi sa. Mi sa che qua ho sbagliato troppo. Basta, basta. Basta. Sono io che le sto prendendo qua. Mi sono fatto incastrare come un idiota. Purtroppo qua ho sbagliato. Purtroppo qua abbiamo sbagliato perché abbiamo iniziato veramente con poca vita fin dal principio. Ah! Devo imparare a pararlo.
Devo imparare a pararmi di sti giochi di merda. È colpa mia, ma non... È colpa mia che non mi paro mai. Vai. Sì, 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 bravo. Pensa a tutto ciò che hai perduto. Arrivo, arrivo, arrivo. Sì, 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 basta che mi fai muovere. Dante, anche tu però, eh. Non ti ci mettere. Non ti ci mettere. Anche tu, che già... Sta battaglia va più di quanto ci stiamo mettendo. Vai, vai, spostati. Oh, io, finché questa strategia funziona, continuo. Anzi, sai che? Mi sa che è proprio la strategia migliore qua. Di nuovo per... Guarda, siamo andati più avanti di quanto abbiamo fatto prima, usando una sola mossa. Dai. Usando una sola mossa, siamo più avanti di prima. Aia, qua. Ti sta bene, così l'abbiamo allontanato. No. Le spade no. E che palle. Dai Antonio, forza. Ok, di nuovo la cura. Ecco fatto. Dai Antonio. Ok, qua voleva tirarmi un calcio in faccia e l'ha fatto, senza neanche troppi pensieri proprio. Dai, vieni, vieni. Parato, ti sta bene sto giro. A sto giro ho imparato come fermarti. Ok, qua. Qua per forza di cose lui voleva tirarmi un calcio e l'ha fatto. Spada. Ok, stendardo di Antonio. Che fa lo stendardo di Antonio? È stata una bella vittoria, ma non me la sono guadagnata troppo. Assorbe l'energia di redenzione, quindi ci dà la modalità furia più velocemente. Amanti lacerati. No, Antonio! Dicevi che saremmo stati insieme per l'eternità. Antonio. Ed è così, amore mio. Non doveva finire così. Avevamo un patto. Io e te o tu e lui? Che vuoi da me? Io ho fatto solo il mio dovere, stronza. Il mio dovere era quello solo di rimanere in vita. Tirei un cazzotto, Dante. Quadrato? Quadrato? Giù. Ok, su. Bravo, tirei un cartone in faccia. Dall'altra parte, Dante. Ok. E ora dovrei fare destra o su, se non lo ricordo male. Guarda! Già, incantesimo. Hai ottenuto l'incantesimo aura nera della lussuria. Cos'è che faceva? Dante si circonda di una tempesta oscura di energia che infligge danni agli avversari. Insomma, è un'aura che ti protegge. Non male. La torre crolla. È il momento di combattere di nuovo. Che tra l'altro, manco a dirlo apposta, io questi qua li assolvo un pochino, così ci facciamo qualche punto extra nel mentre. Dicevo che, se non ricordo male, tra l'altro, appunto, la suddetta aura è proprio buona proprio contro le stronze di prima, quelle lì veloci. Vediamo. Dai, avvicinati. Vedi, noi facciamo danno e in più loro prendono danno. Annullala, perfetto, così ce la teniamo ancora un pochino. Dai, avvicinatevi. Con questa mossa ho fatto fuori Antonio. Vieni qua tu e... No, ho sbagliato. Assolvi e spam di cerchio.
E via. Forza. No. Cazzo, Dante. Mi serviva quello. R1. Ok. Quello lì mi serviva. No, non ucciderlo. E su. Ed ecco fatto. No. Dante, va bene tutto. Però certi attacchi dovresti un po' evitare di farti stannare. Che dici? Dai. Vieni qui, che ti assolvo. Quindi giù e quindi su. Dai che manca poco. Forza bello. No Dante. No 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 no, fermo. Fermo, uccidi. Assolvi. Quindi giù e quindi su. Potenziata, ottimo. Manca poco. Ci manca poco. Attento. Uff. Ancora. R1 Dante. R1, bravissimo. R1. Fa niente il muro elettrico. Era il prezzo da pagare per uscire da qui. In questo cerchio vedi la bella Elena, per cui tanti anni di guerra e sofferenza. Mamma mia, Elena. E che altro c'è qui? E il grande Achille, che con amore al fine combatté, anch'egli è qui? Furon migliaia l'ombre che l'amor divise dal mondo di sopra. Quindi Achille no, è di sopra, perché lui era bravo. Mi sembra giusto. C'è un punto di salvataggio, gioco? La lama della morte è già al massimo. Questa gli manca poco. Ci fa comodo tenerla, però vorrei anche iniziare a potenziare altra roba. Ad esempio iniziare ad avere un po' più di empietà extra. Ogni 50 uccisioni. 50 sono tante però, cacchio. 50 sono veramente tante. Appena si potenzia anche questo, mettiamo questo qua per gli incantesimi, nel caso ci servisse. Attenzione al buco di culo in fiamme. Ok, ci serve un punto di salvataggio. Ok, qua mi ricordo benissimo cosa succede. Dobbiamo infatti muoverci velocemente. Qua ce lo bruciano in due, se non ricordo male. Esatto. Ok. Attenzione che qua, in questo girone, mi sa che si mangia messicano pesante qua, eh. Aia. Ok, qua ci dobbiamo muovere letteralmente, perché se no ci brucia la corda prima del tempo. Ecco appunto. Corri Dante, muoviti, muoviti, muoviti. Lo so Lucifero, fatti una grande bella risata, perché qua purtroppo ce la siamo presa proprio in faccia, la fiammata. Ok. Oh no, chissà chi è codella bestia. No. Ho schiacciato X invece di R1. Vabbè, almeno mi ha ricaricato un po' la vita, dai. Aspetta, vai. Corri, aia che male. Ok, per fortuna c'è un po' di ricarica vita e un po' di ricarica magia qua. Virgilio, ce la teniamo per la prossima puntata, la nostra discussione?